Terzo quarto della gara tra Libertas Altamura e Olimpica Cerignola, si riparte con gli altamurani sotto di 5 lunghezze, 37 a 42. Con Boiardi che rimette in gioco per la formazione ospite, affidando a Samoilovic, autore con una serie di 3 triple di 19 punti complessivi, 15 nel secondo periodo, quelli che hanno consentito a Cerignola di ribaltare l'inerzia della gara. Altamura però sembra tornata in campo col piglio giusto. Perrucci accorcia subito le distanze, 39 a 42. La risposta ospite non si fa attendere, affidata ad Alvisi. 23 a 17 Altamura il primo periodo, 25 a 14 Cerignola il secondo. Radovic non trova il canestro, pallone recuperato dagli ospiti. Il solito Filip Samoilovic. Ancora Samoilovic. Questa era così complicata che nessuno dei compagni riesce a capirlo. Rimessa altamurana. Radovic. Barozzi, maglietta, ancora Radovic, Fui. Anche questa di Fui era complicata da capire per i compagni. Altamura che nel primo periodo aveva dato l'impressione di poter anche debordare, addirittura i 6 punti di margine erano sembrati pochi in confronto al divario tra le due formazioni, e invece al secondo quarto si sono scatenati gli ospiti. Il fallo di Perrucci, intanto per lui è il secondo. Nessun altamurano, è a quota 3 per il momento solo Alvisi dell'Olimpica. Eccolo che riceve, punta Fui, c'è anche un blocco, poi l'assist. Per il canestro di Mazzelli, massimo vantaggio Olimpica Cerignola, più 7. Maglietta, Barozzi, Radovic. Non trova il canestro Perrucci. Alvisi è rapidissimo nell'imbastire il contropiede, poi il fallo. In attacco. No, non è stato dato il fallo, solo un'infrazione. Rimessa Libertas, ma bisogna risalire da questo meno 7. Ci sono 18 minuti e c'è ancora tantissimo. Radovic si ferma, mette fuori Perrucci, poi Fui, Barozzi. Infrazione di passi anche per Barozzi. E la Libertas non riesce ad invertire l'inerzia di questa gara. Forse il buon avvio è costato caro agli altamurani, che hanno spento la luce e non sono più riusciti a riaccenderla. Pian piano l'Olimpica ha preso le misure. E adesso solo il ferro evita che gli ospiti vadano in doppia cifra per quel che riguarda il vantaggio. Barozzi, assist per Perrucci, chiuso. Alvisi prova da tre. Ancora per pochi centimetri
Cerignola non raggiunge la doppia cifra di vantaggio. Radovic non va. Barozzi smanaccia per Perrucci, niente tripla, lotta Radovic, ancora lui, costringe al fallo il numero 9 Boiardi. Almeno secondo fallo per lui. E infatti. La cosa preoccupante della Libertas è che ha segnato 39 punti, che non sono pochissimi. 23 di questi nel primo periodo, e di quei 23, 18 nei primi 5 minuti. Quindi tolto quel 18-8 al quinto minuto, la partita dopo di allora, nei 19 quasi minuti successivi, sarebbe con gli ospiti avanti 38-40 adesso, anzi 41. Più 10 Olimpica Cerignola. 21 punti per Samojlovic. Ancora fallo per Boiardo, il terzo. Oltre ad Alvisi anche Boiardi, tre falli. Altamura che si aggrappa a questo per trovare spunti di ottimismo. Fui, arresto, tiro, riprende Maietta, ancora Maietta, ancora lui. Stavolta il fallo è di Mazzilli. Sono due anche per lui. Altamura che sta almeno cercando di gravare, di fargli gli avversari. Maietta. Mette il primo ed è il punto numero 40. E 41 adesso. Maietta nel secondo periodo neanche un punto. Tutti i suoi 11 nel primo, adesso torna a segnare. Altamura 4 su 9 nei tiri liberi, sale al 44%. Tentativo da 3 che non va. Perrucci. Occhio, perché se il fallo di Alvisi è il quarto. No. Fallo di Cipri, primo per lui, Perrucci in lunetta, finora 7 punti, primo tiro libero, e fa centro. Due su due Perrucci, molto bene, 9 punti, e adesso nei tiri liberi. Altamura supera il 50%, 6 su 11 e il 54. Samojlovic, poi il recupero è di Perrucci. Radovic, Maietta, Fue, ancora Radovic. Scolliniamo la metà del terzo periodo, sotto di 6. Perrucci, palla che tocca due ferri ma non va. Altamura sarebbe piombata appena a meno 3. Samojlovic, il fallo di Radovic, dovrebbe essere il terzo per Miloš. E così infatti. Primo altamurano a raggiungere i tre falli, Alvisi. Ravvisato un fallo nell'azione difensiva di Vignola.
Samoilovic finora 22 punti, il trascinatore degli ospiti. Alvisi 5 punti, una tripla, un canestro dal campo, vediamo ora nei tiri liberi, sbaglia il primo. Fa centro sul secondo, per lui 6 punti. 1 da 1, 1 da 2, 1 da 3. 4 su 6 Cerignola nei tiri liberi. Altamura che riparte da meno 7, dentro Barozzi. Fue. Barozzi. Si appoggia a Perrucci. Parte Perrucci, lo scarico Fue. E poi Altamura che va a segno, salendo a meno 5, 45 a 50. Samoilovic, il canestro. Samoilovic 24 punti, dietro di lui il miglior realizzatore Maietta con 13. Ha quasi doppiato il secondo. Altamura torna a meno 5. Il ferro aiuta i biancorossi in questo tentativo di rimonta. Perrucci. Ancora la squadra altamurana che con questa tripla torna ad un canestro di distacco, 50 a 52. 13 minuti alla fine. Prova Falcone. Pallone recuperato tanto per cambiare da Barozzi. Altamura che può attaccare per il pareggio. Il fallo di Alvisi è il quarto. 12 e 41 da giocare per Alvisi, 4 falli. C'è però time out e per noi un giro negli sponsor. Ripartendo da Di Marno, al servizio della migliore alimentazione in Via Vecchia Boncammino. Salutiamo poi la Santoro Integrated Building Solutions. Si tratta di una impresa edile. Salutiamo Palmiotta, che invece è servizio antincendio. Salutiamo lo studio Genovese, che si occupa invece di consulenza e amministrazione condomini. E chiudiamo con la Digi Service DS, stazione di servizio, caffetteria, food and drink, metano, revisione bombole, officina ad Altamura in via Carpentino. 12 e 41 da giocare, 50 Altamura, 52 Cerignola, l'Olimpica Cerignola. Libertas però che adesso ha due tiri liberi per raggiungere la parità. Altamura che è stata più 10 nel primo periodo, è stata meno 10 nel terzo, ora va in lunetta per ristabilire la parità e giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 12 minuti e 40. Salgono a meno 1 gli altamurani, che adesso trovano il pareggio. 52 a 52. È un incubo che viene scacciato, 8 su 13 dalla lunetta per Altamura. Però se consideriamo che gli altamurani hanno sbagliato i primi 4 tiri liberi, senza quella serie sarebbero 8 su 9. Qui c'è un fallo della difesa altamurana.
non può andare al in lunetta Cerignola. Samoilovic, poi il tiro di Cipri assolutamente corto, e dopo diversi minuti Altamura può attaccare in parità e cercare di tornare in vantaggio. Ultimi due minuti prima dell'ultimo intervallo, 7 secondi per Rucci, il ferro, quella palla carambola impazzita, la rimessa è altamurana. No, l'arbitro cambia idea. Vabbè, se ha visto bene, complimenti per aver cambiato idea, anche perché non è facile vedere un direttore di gara disposto ad ammettere un errore. Cipri mette fuori, questa volta è Cerignola che tira a fatica, ma c'è il fallo. Stavolta i tiri liberi ci sono, affidati a Boiardi. Per lui finora solo una tripla. Primo giro in lunetta. Mette dentro il primo Boiardo e riporta avanti l'Olimpica. E sono due punti di margine. 52 a 54. Olimpica dalla lunetta a 6 su 8, viaggia comunque al 75%. Ma la Liberta solo c'è anche sui tiri liberi. Se si dovesse andare ad un finale punto a punto, e occhio perché c'è il secondo fallo di Samoilovic che manda in lunetta per Rucci. Per Samoilovic è il terzo fallo. Perrucci mette dentro il primo. Altamura sale in, sale in doppia cifra. Perrucci, che pareggio. 4 su 4 per lui, 11 punti. E Altamura adesso dalla lunetta è a 10 su 15. C'è un problema sul al tavolo della giuria, nulla di grave. Si continua a giocare. Ultimi 75 secondi prima dell'ultimo intervallo. Samoilovic prova, ferro, fui, recupera, la rimessa è altamurana. E Altamura può attaccare per il vantaggio. Perrucci cerca Barozzi al terzo piano. Quella palla fuori. L'errore al tiro, siamo nell'ultimo minuto del terzo periodo. Falcone. Lo sfondamento di Falcone. Secondi prima dell'ultimo intervallo. Radovic ingrana la quarta, scarica per Fui, poi Maietta, fuori il mirino, tiro sbagliato. 29 secondi,
Ultimo attacco a tempo pieno per l'Olimpica Cerignola. Cipri. Ci sono 4 secondi di differenziale. Samoilovic passa dove non si potrebbe e poi mette dentro un gran canestro. 26 punti per lui, Radovic. Il fallo di Radovic, che all'ultimo secondo manda in lunetta. Manda in lunetta gli ospiti. Occhio, perché per Radovic è il quarto fallo. Non c'è lunetta, ma sono 4 falli per Radovic. Come per Alvisi. Radovic è arrabbiatissimo. In panchina non si dà pace il giocatore montenegrino. Un secondo e 6 centesimi che partiranno nel momento in cui il giocatore di Cerignola riceverà la palla, rimessa in gioco da Samoilovic. Dovrà trovare un compagno libero e il compagno dovrà essere velocissimo. E non può farcela. Diciassette Altamura, 14 Olimpica Cerignola alla fine del terzo periodo. Libertas Altamura 54, Olimpica Cerignola 56.